ci avrei appena pensato. Calma, calmissimo, è coscienzioso della sua forza. Renato, è una partita da vincere, auguri. Grazie. Pasquale, qualche momento, qualche prima impressione? Mani, pubblico. La partita come sarà? Speriamo che ci divertiamo tutti quanti, ecco, una cornice meravigliosa, speriamo di essere anche noi per la quale, ecco, vinca il migliore, questa è la cosa più importante. Carmelo, un tuo pronostico. Secondo me vince la Battipaglia, vinciamo noi, sicuramente, perché siamo più forti su tutto. Un pronostico su questa partita. Beh, è una partita difficile, un pubblico, aspetta un momento, un pubblico eccezionale, una festa di non dimenticare, e che vinca lo sport e vinca la squadra migliore. Grazie, auguri. Forza Sarno, forza Battipaglia, vinca il migliore. Auguri. No. Un primo tempo equilibrato, anche se abbiamo avuto qualche buona occasione. Ma è una partita difficile, bisogna stare attenti, giocare col cuore e poi chi sicuramente giocherà meglio vincerà. Saremo qua a vedere cosa succede. Calate, fino ad ora un risultato equilibrato. Ma fino adesso ha prevalso solo il guardarci faccia a faccia e studiarci, perché avevamo anche il campo a sfavore di vento. Ora al secondo tempo speriamo che si sblocchi. Giovanni, avete avuto due buone occasioni per passare in vantaggio. Vediamo il secondo tempo perché sarà molto duro. C'era un rigore grande, quando era fatto non ce l'ha dato. Purtroppo vediamo il secondo tempo. Presidente, dottor, due parole, dottor. La Battipaglia ha fatto un buon primo tempo, speriamo nella ripresa. Un primo tempo abbastanza equilibrato, come l'ha visto? Un gioco molto equilibrato, per il primo tempo 0-0 mi hanno preso tutti e due. Hai avuto una buona occasione, la potevi sfruttare forse un poco meglio. L'ultima, sì. L'ultima rigore secondo me era rigore netto, ma ha messo anche il 4 Picardo. Allora Mario, com'è il morale della squadra dopo il primo tempo che avete quasi dominato? Niente, sappiamo benissimo, abbiamo visto tutti quanti. Com'è andata la prima frazione di gioco, però speriamo che il secondo tempo abbiamo un pochino più di fortuna in fase offensiva. Il morale dei ragazzi è ottimo e speriamo che rimane così fino alla fine della gara. Paolo, c'era un rigore, mi hanno detto Carmelo alla fine del primo tempo. Era nettissimo, in effetti Carmelo ha tentato di superare l'avversario alzando la palla e lui è entrato a gambe di, tanto è vero l'avversario gliel'ha detto dopo, scusami per quell'entrata, ti ho toccato. Forse l'arbitro non se l'ha sentita al 45esimo di dare questa punizione. Comunque siamo più forti, dobbiamo per forza vincere.